outro to play the drum. Ground control to play the drum. Take your drum to Pilsen to Everton. Ground control to play the drum. Commencing countdown engines on. Checking ignition, and may God's love be with you. Sulla Luna, non si va più sulla Luna, ma si continua ad andare nello spazio. E una delle domande che mi fanno sempre è: ma perché andiamo nello spazio? Alla fine è molto costoso, è pericoloso, ci sono così tante cose che si dovrebbero fare sulla Terra, perché investiamo risorse, energie per fare questa cosa, forse anche così di primo acchito apparentemente inutile? Quindi vorrei iniziare questo discorso parlando proprio del perché andiamo nello spazio. Andiamo nello spazio perché lì ci sono almeno un paio di cose che non si trovano da nessuna parte. Per esempio, l'assenza della forza di gravità, che è una cosa veramente pesante e potente. Un'altra cosa è che c'è una posizione diversa rispetto alla Terra. E queste cose qua, poi ve le parleremo in dettaglio di queste cose ci permettono di fare innanzitutto ricerca scientifica che non si può fare sulla Terra, e poi ci permettono di esplorare per un futuro meno disastroso, com'era la cosa. Ci permettono di continuare l'esplorazione. Questa è l'atmosfera, qua sotto c'è l'atmosfera, questo è un aspetto fosforescente dell'atmosfera. E poi se ogni tanto vedete questi, dei lampi, poi sono temporali, sono fulmini che si vedono nella stazione, e ci sono fulmini in continuazione, temporali in continuazione dappertutto sopra il mondo. Questo è un passaggio dal Nord America, questa è la California, al Sud America. Guardate questo temporale di 1000 chilometri di dimensione. Noi pensiamo che un fulmine sia isolato, invece c'è tutta una serie di fenomeni che avvengono in continuazione. Vediamo se riconoscete dove siamo qua. Questa è Parigi, questa? Quella è l'Italia luminosissima, la Grecia, la Turchia, il delta del Nilo, il Medio Oriente, Israele, e poi i deserti dell'Arabia Saudita. Guardate il prossimo passaggio, questo è quasi inspiegabile questa cosa. Cosa ne dite di questo? Questa è un'aurora australis, a dire la verità, nell'emisfero sud, ma si vedono questi serpentoni verdi o blu, interessanti. E questa è un'altra cosa. Queste macchine fotografiche stanno prendendo questi temporali senza la luna, per cui sembra quasi tutto buio. E poi guardate un po' cosa è passato quella sera, il 10 dicembre del 2011, addirittura è passata una cometa. Sono molto belli anche i passaggi di giorno. Questo è un passaggio sopra un uragano, per cui dallo spazio uno capisce la potenza di questi effetti atmosferici, capisce la devastazione che creano quando passano. Belli passaggi sopra i deserti perché non ci sono nuvole, questo è l'impatto di un cratere. Questo è il Nilo, ecco qua il Nilo, la penisola del Sinai, Medio Oriente.
poi sopra i deserti del Kazakistan, questa è la base di lancio, Baikonur qua sotto, e poi in questo passaggio sopra la Russia e Vut nella notte orbitale. La difficoltà di rientrare sostanzialmente in una realtà lontana da... Io nell'analisi che hanno fatto sullo stato del mio scheletro dopo 6 mesi in orbita mi hanno detto: Nespoli, il tuo scheletro oggi è 10 anni più vecchio di te, perché ho perso 10 anni di scheletro in 6 mesi in orbita, quindi ho lo scheletro più vecchio di me, paradossalmente. Quindi ci sono dei cambiamenti fisici che però poi vengono piano piano riassorbiti. Alcuni hanno dei problemi, parecchi astronauti, 4 o 5, hanno dei problemi agli occhi, hanno perso parte della vista per via di queste problematiche che vi ho descritto prima. Altri hanno perso una quantità di calcio veramente sostanziale. Però insomma, normalmente ci si riabitua un'altra volta alla forza di gravità. Ci vuole un po', io ci ho messo 3 o 4 giorni per camminare decentemente, 3 settimane per essere quasi normale, ma per essere veramente normale ci ho messo 6 mesi di tempo, perché per esempio non avevo più la circolazione ai piedi, le caviglie mi si gonfiavano così di sera, non c'era più circolazione, nello spazio non è necessaria, quindi è cambiato il corso. Dal punto di vista psicologico, andare nello spazio può segnarti, sicuramente ha segnato alcuni degli astronauti, dei primi astronauti che hanno fatto una cosa che era veramente andare sulla Luna. Buzz Aldrin, non lo sappiamo, ha avuto una serie di problemi psicologici, eccetera, eccetera. Però questo vale per tutto, cioè c'è gente che va in vacanza e torna e c'ha i problemi psicologici, c'è gente che non va in vacanza e c'ha i problemi psicologici. Per cui, voglio dire, per quanto mi riguarda, l'andare nello spazio a me ha fatto diventare un pochettino più cosciente delle mie capacità, un pochettino più forte, un pochettino... Certo, se tu hai un sogno impossibile e riesci a realizzarlo, sei un pochettino più solido a livello psicologico. Ma alla fine io mi sento il ragazzino dell'oratorio di qualche anno fa, sono sempre lo stesso, forse un gruista spaziale oggi, ma sempre il ragazzino dell'oratorio che fa le cose strane così, insomma. Gli atterraggi sono avventure complicatissime, tu ne hai avuto uno anche abbastanza avventuroso, no? Il ritorno da questo posto, per ritornare devi passare attraverso l'atmosfera, che noi utilizziamo per frenare, perché sostanzialmente sei a 28.000 km all'ora e devi arrivare in un punto a velocità zero, quindi devi dissipare tutta questa energia, e l'energia proporzionale alla tua velocità, al quadrato tra l'altro, e all'altezza da dove devi andare, per cui sei veramente svantaggiato. Il shuttle rientra come se fosse un aereo di linea alla fine, più o meno. Rientrare sulla navicella russa è un pochettino più tosto, i russi non vanno tanto sul così, no? Difatti loro chiamano questa procedura di rientro atterraggio morbido. E se tu esci da lì, li guardi, c'è atterraggio morbido. Minimo è un incidente frontale tra un'utilitaria e un tir in autostrada. Il tir ti viene addosso a 130 km all'ora e tu gli vai addosso a 130 km. Quello è l'atterraggio sulla Soyuz. E lo chiamano atterraggio morbido. Quando gli dici scusi, atterraggio morbido, dice sei vivo? Cioè, tutto intero? Ci sono state gambe rotte, costole rotte, c'è stato di tutto. Sei vivo? Sei rientrato dallo spazio, cosa vuoi di più? Per cui è piuttosto pesante questa cosa. Tra l'altro vieni da 6 mesi in orbita, dove sostanzialmente sei ancora di più. È come se uno stesse a letto per 6 mesi, poi improvvisamente lo prendono e lo fanno scendere da letto e dico ecco, adesso cammina. Tra l'altro è interessante come alcuni camminano, i corpi rispondono diversamente. Quando siamo atterrati con la navicella, noi siamo atterrati in piedi perché ogni tanto c'è vento, quindi la navicella atterra e poi comincia a rotolare per la steppa russa, quindi non si capisce se è meglio l'atterraggio boom o budubum 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 budubum, ci sono scuole diverse, comunque noi l'abbiamo avuto boom. Dopo che hanno aperto il boccaporto, hanno tirato fuori prima il comandante, sempre sorridente, Dimitri nel mezzo, poi hanno tirato fuori Katie, che era seduta alla mia destra, e poi hanno tirato fuori, io sono stato l'ultimo, e devo essere sincero che io non stavo bene per niente, stavo malissimo,
Difatti, quando sono arrivato su, mi spiace non avere le foto perché non pensavo di parlare di questa cosa, ce li ho da qualche parte lì. C'è questa foto di io così, con questi che mi parlano, io che guardo verso l'orizzonte perché stavo per vomitargli in faccia. Quindi, in effetti, ho detto tutti, fermi tutti, mi sono messo a cercare, a aprire, cercare qui c'è un taschino nella tuta, cercavo in questo taschino, non riuscivo neanche a aprire il velcro, e non capivo cosa stessi per tirar fuori, poi finalmente il sacchetto per vomitare, perché non ce la facevo veramente più. E quando finalmente ci hanno tirato fuori, c'era Katie che era fresca come una rosa. Difatti, se c'è questa foto dove c'è lei sorridente così, saluta come la regina d'Inghilterra i fotografi, no, così, sono qua, tutta bella, sorridente, cioè, alla fine è alta così, è magrettina, non la vedi così, e c'ero io, ecco, adesso portatemi di là che devo vomitare. E ci ho messo, non ho camminato per un paio di giorni, cioè mi hanno portato sull'aereo, ho portato un sacco di patate, boom. E tra l'altro nota che nel rientro dello shuttle ti riporta a Capo Kennedy. I russi naturalmente devono atterrare nella steppa russa. Lo dico così, scherzando, ma lo shuttle deve centrare la pista atterraggio perfettamente, deve atterrare lì più o meno 50 metri, perché se sbaglia di 50 metri vai a trovare gli alligatori in Florida, che non è tanto bello. La navicella russa è un pochino più così, non dico approssimativa, e difatti si dice che lo shuttle atterrato perfettamente, se è accentrato questi più o meno 50 metri, si dice che la navicella russa è atterrata perfettamente se c'entra un cerchio disegnato nella steppa del Kazakistan di 20 km di diametro, per cui se c'entri quel 20 km hai fatto centro perfetto. Guardate avanti e puntate in alto le stelle, non sono poi così lontane.